Bella a tutti i burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo episodio della Vanilla, ragazzi. Finalmente siamo arrivati al 29esimo episodio e ragazzi siamo sempre, ma sempre più vicini al 30esimo. Come regalo, ragazzi, di pre-30esimo episodio, ho deciso di portarvi un episodio old style, old school, se così si può dire, senza troppi tagli, anzi, senza tagli proprio, tipo, tante volte, no, io quando, tipo, faccio così, tagliavo, perché comunque il gameplay risultava più fluido. Ho deciso oggi di portare un gameplay senza tagli, quindi farò tutto quello che vedete lo farò tutto di fila, senza nemmeno tagliare quando, magari, dico delle cose che, magari, se taglio viene meglio. Tipo adesso ho fatto un discorso che se tagliavo veniva una cosa molto più bella, però fa niente, oggi ho deciso di fare così per ricordarmi i vecchi tempi di quando registravo appunto in questa maniera, che dovevo stare attento a quello che dicevo, a fare un discorso tutto unito, cercando magari di non fare troppe volte rimanere a pensare eccetera eccetera. Quindi adesso lo faremo e ragazzi spero che vi piaccia, volevo farvi questo regalino e volevo anche provare io sinceramente a riportare un video del genere perché un pochino mi manca, perché comunque è bello avere un discorso tutto unito, a me piaceva tantissimo. Ragazzi spero che vi piaccia questo regalino e lasciate un mi piace, magari superiamo i 3000, sarebbe una cosa veramente bellissima da mia parte, sarebbe una cosa che graderei tantissimo. Oggi ragazzi che cosa facciamo? Allora la cosa più importante che faremo è sistemare la torre, ma un'altra cosa importante che faremo è mettere una cosa fondamentale nella nostra serie, questa, la name tag a Nike. È arrivato il momento, ragazzi, che Nike abbia il suo nome, finalmente, voi direte, perché non l'abbiamo fatto dopo non so quanto tempo. E ora ragazzi, name tag Nike, ragazzi, sono emozionato, devo essere sincero, sono veramente molto emozionato, non so se chiamarlo Nike così o così, no più bello in minuscolo, Nike. Ragazzi pronti? Partenza, via. Ragazzi, abbiamo anche rotto la nostra anvil. Dobbiamo ricraftarla, mica, vabbè, ferro ne abbiamo abbastanza. Ragazzi, abbiamo la nostra anvil con scritto Nike. È arrivato il momento. Lo aspettavamo da tantissimo tempo. Non aspettavo un momento migliore, a dire il vero, perché questo è un momento veramente bellissimo, ragazzi. Siamo prima del 30esimo episodio. Eccoci qua. Ehi, bomber. Ciao, Nike. Ragazzi sono emozionatissimo, abbiamo il nostro Nike che ho anche qua, ragazzi, eccolo qua Nike, ciao Nike, è una cosa tenerissima, ragazzi, avere il cane col nome, ma è una cosa bellissima, ciao Nike, che se non lo guardi, vieni con noi, dai, oggi fai l'episodio con noi. Ragazzi, allora, mi avete consigliato una marea di cose. Non leggerò commenti perché non posso fare editing nel video, no, non è per questo qua ragazzi, ma per il semplice fatto che avete commentato veramente in tantissimi, ero proprio indeciso su cosa scegliere, ho deciso no, allora scelgo io questa volta, così siamo a posto. Allora, come deve essere una torre? Una torre principalmente, ragazzi, deve essere abbastanza nascosta anche, no? Quindi ho deciso di mettere le foglie, ne ho prese un pochino, 42, solo per vedere come stava prima, poi vedremo come sistemare per bene. Allora, come avete detto che vi piace questa sorta di scala che metteremo anche nei quattro lati, ora Nike mi sa che si teleporterà, me lo ritroverò da qualche parte sopra, sicuramente. No, sto facendo tutto il giro adesso, wow. Vabbè, ci sta. Vediamo un attimino come sta con questa cosa che ho in mente io, che secondo me è molto molto carina. Adesso saliamo da sta parte. Se sale o... Perché non mi fa salire? Ok. Allora, prima di tutto, cosa molto più importante, mi ha detto di togliere i blocchi in eccesso. Quindi da questa parte bisognerà togliere i blocchi che poi andiamo a prendere dopo. Tanto vedete, ragazzi, che c'è il silk, ci siamo a posto. Quindi spacchiamo tutto, così almeno vediamo che... Secondo me, ragazzi, avete ragione, perché non era bello proprio da vedere. No, questo non posso fare così. Non era bello da vedere, io me ne sono accorto proprio in editing che non era proprio bello da vederlo da giù. Infatti adesso decorreremo tutto per bene, vedrete che verrà una figata anomala, perché ho in mente un design che mamma mia. Allora adesso mi devo buttare giù. Vediamo, c'è dell'acqua, quindi buttiamoci giù nell'acqua. Ok. E da qua sopra, vediamo se ci arrivo. Ce la farò secondo voi? Dai Marci, è una challenge, ok, da qua, saliamo e vediamo da giù come sembra, perché secondo me è molto carino come viene, perché l'ho provato a fare in un mondo in survival, in vanilla, scusate, sì, cioè, in vanilla, in creativa, e veniva una cosa molto molto interessante, perché prendevo poi, allora, innanzitutto, qui è da far così, allora, serve,
No, proviamo a farlo con le plank. Io l'avevo fatto senza plank. Allora, facciamo così. Qui si taglia. Qui si fa così e così. No, ho sbagliato. Ah, ho sbagliato! Così. No, bomber, ma zio banana. Ok, perfetto. Saliamo. Quanti ne abbiamo? E non abbiamo abbastanza. Dovremmo scendere di nuovo. Vediamo un attimino come sta così. Buttiamoci giù e vediamo un attimino se già ha cambiato un pochino la faccia, perché non era proprio bello da vedere effettivamente. Sì, sì, è proprio come volevo che venisse. Ora, l'unica cosa da fare, ragazzi, che lo farò comunque off camera, credo, questa cosa qui la devo fare off camera per forza, è di prendere tutte le foglie che ci serviranno per far tutti i lati. Allora, eccoci qua, ragazzi, sono riuscito a far tutto. Prendiamo un attimino queste foglie, facciamo il tutto fino all'altra parte. Dietro poi ci penso se farlo, perché effettivamente dietro non si vedrà. Magari lo facciamo proprio dove si vede, per evitare di sprecare troppe foglie, perché non è che ne ho così tante. Allora, innanzitutto mettiamo anche i log da questa parte. Boom, boom e boom. Saliamo, quindi saliamo in questa maniera. E lo facciamo anche da questa parte, quindi boom. Ok, tanto siamo messi... Oh no, si è chiuso Nike. Ah, prendiamo anche queste cose qua che non sono male prenderle, perché mamma mia, regà, mamma mia. Forse c'ho il microfono che è un po' storto. Forse ora mi sentirete meglio. Scusate ragazzi se mi avete sentito male fino adesso. È mamma mia, Marcio, fai sempre casini però, eh. Sei proprio un disastro, Marcio, che a cavolo. L'ho sbagliato. No, aspetta, si fa così qua. Ok. Allora, qua si mette questo. Qua si mette. Vediamo se riesco a metterlo qua, qua e qua. Perfetto. Non dovrei morire. Non sono morto, fortunatamente. Dovrebbe essere finito, allora, come volevo fare è finito. Bisognerà fare una specie di cupola adesso, quello che avevo appunto spiegato l'ultima volta. Però non so se basteranno 22 pezzi di vetro. Vediamo un po'. Allora, qua va bene. Innanzitutto, qua mettiamo queste cose qui, ovvero, come faccio? Mettiamo questo così, faccio così, poi faccio così intanto. Qui si tira su, almeno questo si tira su, almeno da sta parte lo rifacciamo, così riusciamo a mettere tutte e due i log da questa parte e anche da questa parte. Perfetto, bravo Marci, bravo, bravo, sei un grande, sei un grande. Lo mettiamo solo su così per vedere un attimino com'è il risultato finale. Poi, che cosa dobbiamo fare? Cosa importantissima. Ci serve ste cose qua. Allora, no, servono tutte intere, perfetto. Facciamo una cosa del genere. Tac, tac. Perché qua l'altezza deve essere di 3, ho deciso di farlo così perché viene molto meglio. Allora, si fa una cosa del genere, guardate un po'. Boom e boom. Si fa tutto il contorno con il colore appunto di questa cosa qui, perché tanto viene bene. 1, 2, 3, 1, 2, 1 e 2. Poi si fa la cupola ovviamente perché viene abbastanza bene. Allora, a me sembrava che venisse carina, poi ragazzi l'ho provata in creativa. Non è che l'ho provata chissà come, però in creativa sembrava carina. Allora, facciamoci un attimino una crafting table, che poi dobbiamo anche andare a dormire. La crafting table la piazziamo qua per adesso. Ci servono delle scale che abbiamo, eccole qua. E si fa una cosa del genere. Da sotto vedrete che secondo me è molto carino così. È molto molto carino. Così, così e così. Questa qua non ci va. Così, così e così. Ci sta, non è male. E anche da questa parte si fa la stessa cosa. Voi direte, Marci, ma qui negli angoli che cosa fai? Negli angoli ci va il Dark Oak Wood normalissimo. Quindi così. 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 E così. E ragazzi, mi sono sbagliato a fare una cosa. Perché? Allora, il lato qui non ci va. Quindi questo, questo, questo e questo non ci deve andare. Rimane appunto un quadrato perfetto. Qui va bene come volevo fare. In realtà andava meglio con le slab. Vi spiego anche il perché. Abbiamo delle torce, non abbiamo delle torce, quindi mi conviene andare a dormire quasi quasi. E poi torno su dopo. Ok ragazzi, scusate questo taglio. Non volevo fare così tanti tagli, invece ne ho fatti già due. Però volevo un attimino riprovare così. Ed effettivamente era meglio. Era meglio, e anche in creativa effettivamente avevo messo le slab. Non so perché qua ho deciso di non metterle. Però ok, viene una cosa del genere. Non è una cupola gigante ovviamente, perché non deve essere una cupola gigante. Qua si fa una cosa del genere. Sì, vabbè, facciamo una cosa del genere qua. Tac. Qua facciamo tac. E qua facciamo tac. E qua facciamo tac. E qua facciamo... E qua facciamo tac. Ok, abbiamo fatto tutto. Cosa ci va qua sopra, ragazzi? Ci va una Sea Lantern. Così. Sembra molto carina. A me piace veramente tantissimo. E volevo metterla anche in questi lati qua. Qui, qui e qui.
perché in creativo l'ho messo, io mi dimentico sempre quello che faccio, perché credo sia normale e credo, ragazzi, che possiate dirlo anche voi, che quando si fanno le cose in creativa, nel mondo in creativa, poi non è che ci si ricorda perfettamente quello che si fa, almeno io la vedo così. Quindi, ragazzi, tac, tac, tac. No, l'ho rotto così, sono un pirla. E tac. Quindi la luce c'è. Io che cosa farei qua? Metterei tutte delle varie cose che possono aiutarci in caso di dobbiamo scappare, ci dobbiamo chiudere in qualche modo. Quindi metterei una chest. Quindi la chest la facciamo subito. La facciamo subito. La mettiamo qua. Bellissima. Ok, la mettiamo da sta parte. E centralmente vorrei fare una sfornace. E basta, non direi di fare altro. Con qua le materie preziose, tipo un pochino di cibo e quelle cagate varie. A me piace veramente molto. Magari potevo metterle da sta parte, che almeno dietro vedevo il tutto. Però va benissimo così, a me piace molto. Mi piace veramente moltissimo. Andiamo a vederla da giù, ragazzi. L'episodio di oggi non è stato veramente pieno, ma per il semplice fatto che l'old school è così. Si facevano dei progress molto minimi. Io di solito quando registro la vanilla ci metto più di... Forse ci metto anche un'ora, un'ora e un quarto, perché quando faccio i file vergini sono pesanti un botto, sono pesanti tipo un'ora e venti, qualcosa del genere, e poi taglio che viene 15 minuti, ma preferisco fare in quel modo, solo che oggi volevo farvi vedere un attimino come si faceva una volta i video. Allora, questa è la torre. Insomma, sapete che non mi fa impazzire? Non mi fa impazzire? Non mi fanno impazzire forse le foglie, ragazzi, sapete? Eh sì, non mi fanno impazzire in realtà. Pensavo che venisse in un altro modo, effettivamente, perché in creativa mi dava l'impressione di venire in un altro modo. Quindi, ora si fa un cambio, perché il cambio si può fare sempre in corsa. Facciamo un pochino di queste cose qui. Qui si fa così, mi pare. E qui si fa così. Ok, qui abbiamo le fence, ne ho fatte 24. 24 non bastano sicuramente, però... Dovrei avere dell'altro Dark Oak da qualche parte. Vado a vedere se lo... Nella chest ne avevo 49 pezzi, quindi siamo abbastanza a cavallo. Solo che non è il Dark Oak, ma è l'Oak normale. Però va bene lo stesso, tanto il colore è più o meno quello. Facciamoli di questo tipo qua, non cambia assolutamente niente a me. Allora, qui abbiamo 64. Facciamo così, 32. Tac, 32. E qua facciamo... Tac, tac, 32. Quante ne vengono? Vanno 64, 32. Va benissimo, va benissimo. Quindi tiriamo giù tutto. Non so se ci può bastare le nostre shears. Dovremmo avere del ferro dalla nostra parte. Andiamo a vedere un attimo se ce l'abbiamo tipo qua. Abbiamo tre pezzi giusti, direi che va benissimo. Ne facciamo un'altra. Facciamo così. E quello lì rimane lì. Facciamo così. Prendi. Abbiamo ripreso, sì. Dai, va benissimo. Adesso ci tocca andare su di nuovo e provare con le fence, perché non mi piaceva veramente tantissimo con quella cosa lì. Effettivamente non era tanto bello, ragazzi, devo essere sincero. Pensavo che venisse, me lo immaginavo in un altro modo, però capita di sbagliare. Oh, e pensate, ragazzi, che se avessi fatto l'episodio e l'avessi fatto come lo faccio di solito, non mi sarebbe piaciuto. Secondo me avrei fatto l'episodio da capo, perché io sono così, però va bene lo stesso. Allora, adesso spacchiamo, perché tanto abbiamo il silk touch, e tiriamo giù tutto, quindi... Tac, e ci mettiamo anche questo qua da questa parte. Perfetto, perfetto. Quindi tac, dobbiamo togliere tutto assieme, raga. Così almeno facciamo tutto per bene. Vai. Ce n'è un altro, sì. Ok, vai. Si tira giù tutto e si mettono le fence contemporaneamente. No, ho sbagliato. E vabbè, scialla. Come faccio qua? Devo fare una cosa del genere, tipo... Non posso farlo, ok, facciamo così, e qua facciamo così, e ce la facciamo, dai. Ok, saliamo, e no, ho messo le dark, non rompirla. Vabbè, avrà un bicolore, regà, sarà bicolore. Ok, qua ne mancheranno un po', però fa niente. Ragazzi, rompirla, ok? Io sono un pirla. Ne manca una, madonna, con i buchi lo fa. Ragazzuoli, devo essere sincero con voi, ho dovuto fare un taglio per il semplice fatto che non mi piaceva come era venuta, e ho sistemato un pochino senza fare troppi stravolgimenti per il semplice fatto che volevo portarvi qualcosa di figo in questo episodio, e l'ho fatto. Allora, ho cambiato un po' tutto, ve la faccio vedere da sotto perché credo che sia la cosa migliore, ma prima forse è meglio che andiamo a dormire. Vediamo se muoio se faccio così, vediamo, facciamo così. Poi facciamo così e poi facciamo così fino in fondo. Boom! E ora si dorme perché dormire è la cosa più bella del mondo!
Ok, allora, cosa dobbiamo fare? Niente, dobbiamo solo vedere com'è e voglio che mi date un voto da 1 a 10 nei commenti su com'è venuta la nostra struttura. Guardate un po', a me piace veramente tantissimo. Allora, Sea Lantern ne avanzavano due, l'ho messo solo unicamente nei due davanti lì, quindi viene in questa maniera qua. E per quanto riguarda le altre cose, niente, ho solamente fatto un pochino di cose in più, vedete che è più, cioè il pezzo... il secondo layer di vetro viene in avanti di uno, così potevo mettere le scale. E poi ci ho messo, vedete, il legno. A me piace moltissimo. Io quasi quasi mi metterei un attimino in creativa, momentino, tanto per farvela vedere da fuori, perché sennò devo fare un botto di pillar. Spero che non mi ammazziate e mi metto un momento in creativa. Ok, siamo in creativa, ragazzi, un momentino. Ho dovuto anche far mettermi OP nel server, che non mi è... che avendo cambiato server non era ancora OP. Guardate un po' com'è venuta, personalmente mi piace tantissimo. Qui devo ancora finire perché avevo finito tutte le fence, infatti di qua, ragazzi, vedete che non ne ho messe. E niente, quindi ragazzi, guardate un pochino, ditemi com'è. A me piace veramente tantissimo e spero anche a voi. Io, ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di farmi sapere se questi video old style vi piacciono ancora. Da Marcio è tutto, bella!